Ok, Lisa, allora ti chiedo cosa ti ha fatto decidere di iniziare il corso Guadagna con il tuo corso digitale con me? Allora, cara, io sono andata molto distinto, nel senso che era un po' che cercavo il modo di riavviare la mia libera professione, che era morta nel periodo del lockdown, e non riuscivo, insomma, a rimetterla in piedi. Avevo provato diverse strategie fai da te, però, insomma, la cosa non decollava. Quindi era un po' che guardavo su YouTube, su Facebook, seguivo diversi guru del marketing, però non mi era mai venuto l'istinto neanche di fare la chiamata con loro per capire come applicare i loro metodi al mio caso. Avevo già anche contattato qualcuno, ci eravamo sentiti su Messenger, però cioè, mi mancava qualcosa. E tu sei arrivata da me con una strana coincidenza. Nel senso che io avevo proprio detto all'universo, dai, dammi un segnale, adesso sta per finire la scuola, voglio impegnarmi, avrò 3 mesi davanti per impegnarmi in questa cosa. E esattamente quel giorno ero in una pausa del lavoro, ho visto il tuo annuncio su Facebook e ho cominciato a vedere il video, ma non l'ho nemmeno finito, perché dopo 20 minuti dovevo tornare in classe, quindi ho mandato subito la candidatura. Quindi mi sono proprio così fidata di questo segnale. Per me tu sei stata un segnale dell'universo. Che meraviglia! Bello, Sì. bellissimo. E Elisa, ci sono degli strumenti? Pensi di avere adesso degli strumenti che prima non avevi? Assolutamente sì, perché comunque io non avevo un metodo, cioè provavo delle cose a caso in base a quello che era il mio personale sentire. Però, come giustamente dici tu, io non sono i miei clienti, quindi ho anche, diciamo, un modo di esprimermi quando parlo della mia professione che è tecnico e che quindi non sempre può arrivare alle persone. Per cui, ecco, la cosa principale che tu mi hai insegnato è stato proprio questo, ad usare il linguaggio dei miei clienti anziché il mio. Questa è la cosa, diciamo, principale che mi sono portata a casa dal percorso con te. Perfetto, perfetto, che tra l'altro appunto è chiave in questo sistema, no? Nel marketing, nella comunicazione. Ultima domanda, Elisa, che cosa consiglieresti alle donne coach, esperte e terapeute che non sanno se iniziare un percorso di questo tipo? Beh, io consiglierei assolutamente di affidarsi a te, cioè lo sto già facendo, ti sto già consigliando alle mie amiche, ma questo, allora io in generale ho questo pensiero che ognuno ha il suo mestiere. Quindi per dirti, io sono naturopata, mi sento di spendermi come naturopata, ma se ho male a un dente vado dal dentista. E qui un po' la stessa cosa, io non so fare a vendermi perché non mi sono mai occupata di marketing, quindi io comunque avevo l'idea di affidarmi ad un professionista e ho trovato te, mi sono innamorata. Per cui sì, per me chiunque lavori in questo settore ha bisogno comunque di un esperto. Perfetto, grazie Elisa, grazie mille.